praticamente apro le danze io. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce, penso tutti, sono Manuel Dionisi e sono stato chiamato come responsabile della compagnia Retropalco di Acqua Pendente. Per chi non lo sa, la compagnia Retropalco è una compagnia che è nata nel 2009 grazie a un'amicizia fatta con una ragazza che si chiama Valentina Izzo, che è la mia regista, nei villaggi turistici al di fuori di Acqua Pendente per 5 anni. E siamo arrivati ad Acqua Pendente per dare la possibilità a coloro che avevano voglia di fare teatro in questo paese. Dunque io ho fatto esperienza fuori perché qua ancora non conoscevo le realtà. Appena ho acquisito un po' di esperienza sono venuto qua insieme a lei, ho portato quel bagaglio di cultura e di esperienza all'interno di Acqua Pendente. E la compagnia è nata grazie anche all'associazione TEAP e alla cooperativa alla Peregina, che ha creduto in questo progetto che noi abbiamo portato qua. È partita con 18 persone facendo Rugantino, una commedia musicale, che poi ha avuto un'evoluzione grandissima nel giro di 3 anni, arrivando a 30 persone attualmente, che sono tra cantanti, ballerini, attori, eccetera eccetera. Ora poi ho saputo anche che ci sono state delle persone che hanno detto sì, ma la compagnia è un po' chiusa, e qui mi ricollego alla comunicazione. Non è vero, perché la compagnia, se è nata da 18 persone è arrivata a 30, è impossibile, la comunicazione c'è stata, l'esperienza è stata quella di comunicare. Poi magari servono altri metodi, altri modi, questo non lo so. Bisogna affrontare anche questo problema, perché la comunicazione è difficile, però sono 30 persone che fanno questo diciamo mestiere, chiamiamolo mestiere. Ma servono altri, perché servono altri? Qui pongo l'esempio della compagnia della Rupe di Grotte. La compagnia della Rupe, quando la vedete in piazza, e costa pure, penso il sindaco può confermare, è mastodontica. Perché? Perché c'è un intero paese dietro. A livello tecnico, parlo di fonici, macchinisti, scenografi, costumisti, eccetera eccetera. Dunque tutto il paese, quando la compagnia fa uno spettacolo, collabora. Noi nel nostro piccolo un po' ce l'abbiamo fatta, però chiunque volesse far parte della compagnia è ben accetto. Noi facciamo anche dei provini. Le provini, in quanto l'anno prossimo, ve lo dico, proprio perché c'è tanta gente, abbiamo diviso 2 gruppi di lavoro. Uno farà la commedia teatrale che è Miseria e Nobiltà, siamo in tema, di Edoardo Scarpetta, e l'altro è Mamma Mia, il musical, dove è stato riadattato, non come ho ordinato che l'hanno fatto in inglese, ma in italiano, riscritta tutta da noi. Questo proprio perché ci sono 2 gruppi di lavoro. C'è gente che vuole fare il teatro, c'è gente che piace il teatro, non è a Acqua Pendente, il teatro non funziona, ma a Acqua Pendente le cose non si vogliono, no, la gente vuole farlo, ma va detto. Ok, dunque io vi chiedo la cortesia a voi che siete qui, magari con un passaparola, grazie ai media, eccetera, eccetera, di comunicare questa cosa. Noi siamo disposti a prendere tutti, naturalmente bisogna capire in che forma. Magari, non lo so, qui davanti a una persona vuole fare il macchinista, ben venga, un'altra vuole fare l'attore, inizialmente non farà il protagonista, magari pulirà il palco, però alla fine è successo l'anno scorso, anzi l'altro anno, da Rugantino un ballerino, l'anno dopo mi è diventato il protagonista, cioè Peter Pan. Questo cosa significa? Che facendo esperienza all'interno, e non siamo professionisti, non veniamo da scuole, ma siamo tutti amatoriali e non prendiamo nemmeno un centesimo, quello che guadagniamo lo reinvestiamo per fare nuovi spettacoli, insomma diciamo che siamo lì, vi aspettiamo, c'è bisogno di gente come voi. Ok, poi abbiamo anche un altro progetto che ne ho parlato un po' con la cooperativa, un po' con la Tempo, questo poi è da vedere. Vorremmo fare anche qualcosa per i bambini, perché parte quello che fa la cooperativa, che ve ne parlerà Emiliano, se è la ludoteca, come il Grass, come queste cose, però vorremmo portarli anche a teatro. Dunque faremo Fame, saranno famosi, punto interrogativo. La nostra compagnia mette a disposizione
i nostri attori per istruire i bambini, naturalmente a gratis, di fare uno spettacolo per portarli a conoscere la cultura teatrale. Io parlo in questo ambito perché lavoro all'interno del teatro, nasco come tecnico e poi naturalmente ho avuto questo sogno e lo sto portando avanti. E questa è un'altra cosa importante, perché i giovani hanno bisogno di conoscere le nostre strutture. Se non conosciamo le nostre strutture è inutile che ce l'abbiamo. Questa è un'altra cosa molto importante e speriamo che vada a buon fine. Naturalmente so che c'è anche il progetto, ora il sindaco è andato via, però ho parlato con l'assessore alla cultura che vorrebbero fare anche una scuola di teatro, e questo fa molto piacere, perché poi nonostante tutto sia amatoriale, ma portare gente a livello anche professionale sarebbe proprio il top del top, avendo una struttura come il Teatro Buoni che ce la invidiano in tutta la provincia di Viterbo e l'Anfiteatro Corteschi. E per quanto riguarda la mia compagnia io ho terminato. Vorrei dire solamente una cosa, visto che sono qui, non sapevo nemmeno di che si trattava, mi ricordo della storia dell'acqua corrente per l'ospedale, non sono potuto essere presente per altri motivi, spero di rivenire qui anche ad altre manifestazioni, organizzazioni, quelle che siano, però ho letto dei punti e qui in base alla mia esperienza io posso dire la mia, non so se è ben accetta, però comunque dico la mia. Ho letto che questo bisognerebbe condividere delle idee che possono aiutare il nostro paese, ho letto che ci sono disagi che stanno soffrendo, che sta soffrendo la nostra splendida città, con poca indifferenza della comunità. Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per il tuo paese. Allora, in questi punti io in base alla mia esperienza, ripeto, alla mia esperienza di compagnia, vi dico che i problemi purtroppo quelli ce li abbiamo non solo ad Acqua Pendente, ma è ovvio, da anni, non solo causa la crisi, in tutti i comuni, le province, le regioni, proprio in base alla cultura soprattutto, e non ci sanno soldi. Poi per quanto riguarda l'indifferenza della gente, della comunità, come vedete, tra partite, tra il caldo, tra altre situazioni, siamo sempre quattro persone. Dunque l'intento qual è? È la comunicazione, quello che voi dite è giusto, però è difficile, bisogna comunicare di più, trovare il modo magari, non lo so, però partendo già da quattro, arrivare a 1000 e comunicare, portare più gente possibile. Poi l'altra è cosa tu puoi fare per il tuo paese. Innanzitutto, secondo me, una cosa fondamentale, bisognerebbe essere più umili tutti, non essere invidiosi gli uni con gli altri, aiutarci magari con il comune, perché io so che c'è stato il bilancio, so che in quanto responsabile del teatro abbiamo fatto un incontro, non ero io presente ma c'era il mio presidente eccetera eccetera, per con le associazioni chiedere chi aveva qualche idea in più, non si presenta mai nessuno, dunque andare a questi incontri perché sono fondamentali, perché poi è sbagliato dire ma Acqua Pendente no, Acqua Pendente abbiamo tante possibilità, mi riallaccio a voi, tantissime, abbiamo gruppi musicali, DJ, compagnie, latini, tutto quello che volete, tante risorse, ma nessuno partecipa. Dunque scendere un po' il gradino, essere più umili, comunicare e soprattutto poi parlare anche con i vari eventi che vengono fatti, collaborare con i ristoranti, collaborare con gli alberghi, con gli agriturismi. Io prendo l'esempio ora non perché sono un po' di parte, ma la Croce Rossa, che noi abbiamo collaborato anche come compagnia e gli abbiamo fatto lo spettacolo per il Saragui come con la Tempo e l'incasso gli è stato rigirato, questa è una collaborazione, ok? E ha portato diciamo dei beni, perché non avendo soldi, riempiendo teatri, portando gente da Acqua Pendente, qualcosina si è mosso. Dunque bisogna fare questo. La Croce Rossa ha organizzato ultimamente un incontro, ha messo di mezzo più associazioni, dunque tutti noi tra associazioni dobbiamo parlare, come anche noi d'altronde come compagnia.
se c'è questa collaborazione sempre con l'umiltà, le cose funzionano. Perché dico questo? Perché se io sono venuto dopo 5 anni che sono stato fuori da Acqua Pendente, ad Acqua Pendente sono acquesiano e me ne vanto, ho messo su 30 persone senza chiedere sponsor, patrocini al comune, finanziamenti, prestiti in banca, quello che sia, sono riuscito a fare, ora adesso non lo so, non è per vantarmi, ma 5 o 6 pieni che erano qualche anno che si dovevano fare al teatro e fare anche manifestazioni di una certa importanza per solidarietà e riempirli, evidentemente c'è la voglia. Perché noi siamo 30, ma se ognuno di noi, 30 noi, la Proloco 20, il comune 15, la cooperativa 30, io sto dicendo numeri a caso, ci unissimo e faremo quello che vi sto dicendo, allora sì, ai lobby Acqua Pendente. Grazie. Scusate, devo scappare perché ho le prove in teatro. Grazie.